Buonasera. Dopo qualche bisticcio con il cavalletto dovremmo aver trovato una posizione. Vediamo se può essere quella definitiva. Io questa volta un po' più difficile delle altre perché il cavalletto non collaborava. Ciao, ciao Rosella! E soprattutto sto un po' rivoluzionando il mio laboratorio, quindi mi sono spostata in un'altra stanza e qui è tutto nuovo, è la prima volta in assoluto che provo a fare una diretta da qui, quindi ciao, ciao Elisa! Ho fatto qualche prova, ma non sono proprio super a mio agio, diciamo ancora. Ciao, ciao Giamma! Quindi siate molto clementi con me, potrei non trovare qualcosa, nel senso che mi sono avvicinata il possibile, però se dovessi cercare qualcosa e mi sentite confabulare è perché non so, non mi ricordo dove l'ho messo. Ciao, ciao Simonetta, ciao Giovanna, ciao Ilaria, che bello trovarvi, ciao Ornella. Quindi è la prima diretta di quest'anno con me. E siccome gennaio per me è sempre un po' quel mese in cui mi dico, ma chissà cosa avranno voglia di vedere, e anch'io dico, beh, non è più Natale, è ancora inverno, però comunque spesso le cose invernali un po' si mischiano con quelle di Natale, quindi magari, non so, uno non ha molta voglia di ritrovare ancora cose natalizie, quindi ho detto, andiamo sulla primavera, andiamo su qualcosa di, anzi, più che altro qualcosa di sempre verde, cioè nel senso che comunque le piante e anche questi colori si addicono un po' a tutte le stagioni. Questa è la collezione Greenhouse di Paper Nova Design. Adesso tolgo questa pellicola perché fa un brutto effetto con le luci, così la vediamo meglio. E voilà. Voi mi vedete bene, mi sentite bene, vedete bene illuminato tutto, perché avrei un'altra luce da accendere, ma mi sembra che, e questo l'avevo notato nei video dell'anno scorso, che poi dia uno strano effetto, soprattutto sul video registrato. Quindi, per chi si è collegato all'ultimo, questo live è in assoluto il primo da questa stanza, quindi siate molto clementi con me, potrei perdermi un pochino, spero di no, ma ho preparato tutto, ma mai dire mai. Dicevo, questa è la collezione Greenhouse di Paper Nova e contiene 6 carte dritto, no, come si chiamano? Double face, più un foglio con queste decorazioni ritagliabili. Perfetto, allora se mi dite che si vede bene, io manterrei questa luminosità, questa luce senza accendere quella in più. Dicevo appunto, questo qua è un foglio che c'è dentro un po' in tutte le collezioni di Paper Nova ed è una cosa tipicamente francese. Quella di inserire questo piccolo foglietto che io trovo comunque molto utile perché si possono trovare molte decorazioni già pronte da ritagliare. E poi questo vabbè non serve quindi lo buttiamo. E qui abbiamo questi design, questo è uno dei miei fogli preferitissimi. Con dietro questo. Poi c'è questo con le piantine. Un arancio, questo con questi visi e dietro dei telai, questo con le piante un po' più in grande e dietro questo motivo a righe, e poi l'ultimo è questo con le scritte e dietro ci sono delle journaling o delle striscette decorative, insomma. Ci si può un po' fare quello che si vuole. Il mio intento per stasera è quello di creare il contenitore per un mini album che faremo insieme settimana prossima. Quindi partirei proprio dalla struttura della scatola, diciamo, per andare a utilizzare loro e poi qualche decorazione. Ok.
Partiamo con due cartoncini, questi sono di vegetale di Moda Scrap da 1 cm, quindi quello un po' più sottile che si taglia tranquillamente con la taglierina. Vado a tagliarmi due pezzi da 16x20. Il 16 in questa taglierina è proprio qui sul filo del taglio, però facciamo 15x20 perché io l'ho fatto 16, però in realtà se lo facessi 15 potrei già farli da uno solo. Allora sì, facciamo allora una striscia da 20. Io non ci penso mai, però in realtà così facendo per solo 1 cm risparmiamo un cartoncino. Quindi 15 e 1 e 15 e 2. Ciao Monica, ciao Monica, due Monica sono arrivate e poi da qui andrò a tagliare dopo lo spessore, però adesso ho bisogno di fare uno spessore per la mia scatola che quindi sia lungo come i miei lati e alto 3,8 cm. Adesso rifilo un attimo qui che... una sbavatura e vado a tagliarli in questo modo i pezzi. Prendo questa misura che so già essere 15 e mi taglio un pezzo, cioè due pezzi da 15 per 3,8 che è l'altezza. Ok, e vado a iniziare a rivestire questa parte qui con uno dei miei fogli patterned. Quindi io volevo usare questo qui con le foglie. Devo ricentrarmi perché è cambiato tutto qui. Cambio di stanza e cambio di tutto. Sembra tutto nuovo, sembra che io non abbia mai fatto un live. E già mi accorgo che la pieghetta l'ho lasciata qua. Ok, rifilo in modo che io abbia circa 1,5 cm per ogni lato. Ciao Nadia! Certo, comunque trovate sempre tutto registrato, anche se mi perdessi in qualche pezzo o la vostra connessione fosse ballerina. Ok, vado a
piegare bene tutti i lati. E mi ritaglio gli angoli, quindi come sempre faccio una specie di U lasciando qualche millimetro lì vicino all'angolo. Quel millimetrino lì mi permette poi di andare a rivestire l'angolo perfettamente, quindi che venga ricoperto bene, che non ci sia quell'odioso spigolino che sfugge dalla carta. Faccio sempre attenzione che si sia schiacciato bene la carta addosso al vegetale. E una volta che la carta ha aderito bene, lo spigolino vado a schiacciarlo con la pieghetta. Probabilmente se come me avete insistito con la colla in questo angolo un pochino vi uscirà fuori, però niente male. Ok. Ho questa colla, pensavo di aver finito la Nuvo e già ero disperata. Poi ne ho trovata una nuova sistemando, ovviamente, perché non so voi, ma quando io sistemo escono fuori delle cose nei posti, ovviamente, dove non dovevano essere. Però mi sembra che si sia un po' solidificata, quindi non so da quanto tempo fosse nel posto in cui è stata ritrovata. Finisco anche di qua. Ok, in questo caso gli spigolini sono già rigirati tutti e due, quindi devo solo far aderire il laterale. Questo è quello che dicevo. Dall'altra parte io ho un angolo che, cioè anzi sì, un angolo di cartone vegetale che non mi spunta fuori dalla carta, grazie a quei 2 mm di carta in più che ho lasciato tagliando lo spigolo della carta patterned. Tra l'altro, l'altro giorno, mentre mettevo sempre a posto, ho trovato la mia bottiglietta, quella magica con la punta finissima che avevo rotto, ma che ho scoperto essere dalle mille risorse. Non so se lo sapevate, magari lo sapevate tutti, io non lo sapevo. Questa qui, che aveva dentro ancora un po' di colla che avevo tenuto perché non volevo buttare via tutta la colla che c'era dentro, ho rotto la punta più piccola, cioè quindi quella che veniva fuori di qui. E questo aveva sia questa, ma soprattutto ho scoperto che sotto quello fucsia c'è un'altra apertura che è impossibile che si rompa perché è bella larga, che è questa qui. Quindi posso ancora riutilizzarlo e sono molto felice per questo, prima per essermi maledetta per aver rotto quella lì che era la mia preferita, e poi però ho scoperto che per fortuna non dovevo buttarla per forza. Lì, ecco, mi è uscita uno zig di colla.
Cerco sempre di tenere pulita la pieghetta perché sennò quando me ne rendo conto vado a sporcare tutto e questo è il mio retro. Adesso, chiudiamola che già è abbastanza durina, mi occupo della fascia laterale che è quella che stavo andando a tagliare prima. Quindi se io vado a appoggiare qui una striscetta che è lunga 15 cm, devo andare a togliere 2 mm dalla striscia verticale perché poi andrò a mettere una parte così e una parte di qui. Ok? Quindi se la mia parte iniziale più lunga era 20, adesso vado a tagliarmi due strisce che saranno da 19,8. Comunque l'altro pezzo devo usarlo per forza, a meno che però non ce l'ho. No, forse ce l'ho anche di qua, un ritaglino. Quindi taglio sempre 3,8. Per 19,8. E vediamo se... Perfetto, da qui mi taglio l'altro lato lungo, quindi sempre 3,8 per 19,8. Ma cosa ho fatto? Ho fatto un pasticcio. Ta-da! Lo ritaglio. Perché con le scatole, se non siamo più che precisi, adios. Ok. Certo, Nadia, sto facendo una scatola per un mini album che faremo settimana prossima. E voglio fare appunto tutta la parte della scatola e della decorazione e sto usando la collezione Greenhouse di Paper Nova, che è questa qui, bellissima, con tutte queste foglie, questi colori un po' neanche tanto autunnali in realtà, secondo me sono proprio sempre buoni questi colori, si possono usare sempre. Ok, quindi ho i miei quattro bordi. Adesso vado a unirli mentre li attacco sulla carta, quindi questa per adesso la posso lasciare qui. E volevo usare, siccome il retro è questo, volevo usare poi un colore che andasse bene per il fronte bianco usando poi anche questo arancio, quindi deve stare bene con tutti questi. E potrebbe essere o il verde o questo senape che però ha un verso, quindi o questo qui direi. O il senape, o se no, senza impazzire, uso lo stesso che poi userò per un pezzo della decorazione sul fronte. Quindi, siccome io devo unire insieme tutti questi pezzi, ma chiaramente un foglio non mi basta, li vado a unire a due, quindi mi posiziono sul retro. Io voglio usare la parte arancio che è di qui. Mi vado a posizionare sia il pezzo piccolo che in un'altra parte il pezzo grande. Tutti questi devo lasciarli in modo da ricavarmi delle linguette che mi permetteranno poi di attaccarli tra di loro.
siccome il pezzo è piccolo, non lascio un bordo gigante. Mi basta giusto un centimetro abbondante. Ma ditemi, perché questa cosa mi ha un po' fatto pensare in questi giorni quando cercavo una carta che potesse andare bene, una collezione, un mood, eccetera. Voi siete del partito è ancora inverno o siete del partito basta inverno, basta Natale, penso solo alle cose colorate? Perché io vi dico, su questo sono stata un po' in difficoltà. Non sapevo bene cosa. Che tipo, soprattutto che tipo di carte, di colori. Perché fosse stato per me, sarei stata un po' lì lì per dire, però Natale basta, quindi inverno, non lo so. Susanna, via di primavera, quindi ho un po' intercettato anche quello che. Sì, perché poi adesso usciranno le nuove collezioni, quindi si pensa ai colori più accesi, un po' alle cose più primaverili. Niente, quindi. Non vedo l'ora che finisca l'inverno, basta inverno, basta inverno, quindi va bene, ok. Diciamo che senza saperlo ci ho azzeccato. Ok. Perché poi ad un certo punto il troppo stroppia. Io non più Natale, ma inverno, colori chiari e freddi. Io sono ancora nel freddo inverno, winter. Opinioni contrastanti. Ecco, io non lo so, non, cioè, mi piacciono i colori freddi, però non riuscivo a trovare una collezione di carta che non fosse troppo natalizia, ma che comunque fosse invernale. Non. Quindi ho tagliato la testa al toro, in poche parole. Vado a ritagliarmi tutti i miei pezzi, sempre mantenendo circa questo centimetro di abbondanza. E voi che collezioni state usando? Voi che amate l'inverno e che vi piacciono i colori freddi? Ditemi, perché magari mi è di ispirazione, non per questo progetto, però per un altro potrebbe. Ok, questo pezzo lo conservo per la parte davanti. L'inverno dovrebbe durare dicembre, metà gennaio, poi basta, poi primavera. Beh, la primavera, in realtà l'autunno è la mia stagione preferita, però la primavera insieme all'autunno fa abbastanza a gara. Ok. Adesso devo andare a comporre i miei laterali, quindi. Uno piccolo, uno grande, uno piccolo, uno grande. Volendo posso anche unirli a due. Questo mi serve per ricordarmi che quando vado a chiudere i bordi adesso devo lasciare una linguetta che guardi la parte, diciamo, o a destra o a sinistra. Quindi in questo caso, se penso a questi due, devo lasciare una linguetta che mi permetterà di attaccarsi qui. Quindi qua lascio la linguetta, qui vado a chiudere il lato. È vero, quella di Florilège però non ce l'avevo sotto mano, ma avevo solo un foglio, ma per il lavoro che volevo fare stasera non mi sarebbe bastato.
Quindi qui non vado a tagliare l'angolo perché vado a chiuderlo in questo modo. Per non sbagliarmi, lascio sempre la linguetta dalla stessa parte, quindi se l'ho lasciata adesso a destra del mio laterale, la lascio sempre a destra. Ok, adesso qui faccio un piccolo taglietto in questo modo e lo faccio anche da questa parte. Così. Vado avanti con tutti nello stesso modo, quindi chiudo a sinistra e lascio aperto a destra. È identico se farlo con le pieghette o le dita. Basta schiacciare bene. Io amo il Natale, ma tutti quei buoni propositi, tipo una card di Natale al mese, non lo so, non mi attirano, non, cioè mi piace tantissimo il periodo di Natale quando è Natale, ma il periodo di Natale fuori Natale mi disturba un pochino. Adesso chi ama il Natale in qualsiasi mese dell'anno mi dirà che ho detto una fesseria, ma per me vi dico, è così. Ciao Ale. Vado a chiudere tutti i lati come prima, anche di qui. Vedete, questo è il gioco che devo andare a fare, quindi chiudere poi i lati così quando vado a montare la scatola. Giovanna, siamo d'accordo. Io Natale tantissimo, cioè da inizio dicembre a anche da fine novembre, dai, a 25-26, benissimo. Poi basta, arrivo a un momento di saturazione. Ok, quindi li attacco tutti dopo in modo che vado a farli coincidere bene uno con l'altro. Questa è l'idea. Procedo con gli altri due lati. Ho preferito scegliere una carta che non avesse un senso dietro, perché così questo qui, non so se vi ricordate quando li ho attaccate tutte insieme, questo era in verticale, così riuscivo a recuperare un pochino di spazio. Ok.
Speriamo che torni presto la nuvo, perché questo qui adesso forse va un po' meglio, forse la prima parte si era un po' solidificata nel rimanere lì dimenticata, però era proprio molto densa. Quando ho iniziato a usarla l'altro giorno quasi non usciva, come se fosse rimasta aperta. Non so se vi è mai capitato, a me ogni tanto capita di dimenticarmela aperta, e in quel caso lì poi si fa un po' fatica perché avendo questo tubicino così piccolo per uscire, si solidifica tutta e ci vuole un po' di pazienza e un buon ago per ripristinare il tutto. Adesso finiamo con l'ultimo lato. Sempre lo stesso lavoro. Poi tra poco usciranno i nuovi prodotti, le nuove uscite, quindi ne avremo da vedere. Non vedo l'ora. Si potrebbe mettere a bagnomaria. E sai che, boh, potrebbe essere. Dite che io non sono una grande cuoca, quindi non faccio testo, soprattutto sulle cotture, poi sono abbastanza basilare. Non so cosa potrebbe aiutarla, forse anche il freddo, però vabbè, in casa non fa freddo, quindi non credo che possa essere il freddo ad averla indurita in questo modo. Non so, magari proverò ad aggiungere un goccino d'acqua, anche se la cosa bella della Nuvo è che è una vinilica pochissimo acquosa, ma magari aggiungere un filo d'acqua potrebbe essere la scelta giusta per riuscire a usarla un po' più agevolmente, a non schiacciare così forte il tubetto. Ok, questo era l'ultimo lato. Adesso riprendo la parte sotto e me la giro al contrario. Attacco prima il lato corto e lo attacco con la linguetta che ho lasciato alla base, diciamo, e poi con la linguetta laterale invece lo attaccherò alla parte lunga. Guardo proprio di metterlo al bordo perché altrimenti mi sballa tutte le misure. Ok, schiaccio bene adesso che è in posizione e vado a preparare la parte lunga. Sì. Questi millimetri della scatola devono essere anzi super precisi. E non vi dico quando faccio le prove che cosa viene fuori, un parallelepipedo, un trapezio, tutto fuorché un rettangolo. Adesso vediamo di farlo venire come dico io. Attacco qui e attacco qui. Ok, mi tengo sempre
questo modo per allinearlo bene al bordo. Tanto che la colla è bagnata, riesco ancora un po' comandarla. Poi quando è asciutta invece sapete che la Nuvo, o se non lo sapete ve lo dico, ma la Nuvo è veramente tosta da rimuovere. Ok, questo fondo mi piace tantissimo, trovo stupendo. Qui vado a schiacciare bene la mia linguetta. E schiaccio bene anche il lato. Ecco, mi sarei potuta prendere delle mollettine che però non ho a portata di mano perché intanto mi tenessero fermo qua. Procedo con l'altro lato corto, sempre mettendo la colla prima sul lato che si attacca sotto e poi sulla linguetta. Ecco, la vado a mettere anche qui. Ups. Cerco di mantenere anche le mie mani pulite, ma questa è un'impresa davvero ardua, perché di solito è così che riesco a macchiare sul più bello, cioè alla fine, un progetto, ma è difficile, soprattutto per me quando faccio questi lavori, mantenere tutto pulito. Schiaccio bene anche la linguetta corta e mi porto sempre sul filo. Ok, mi manca l'ultimo lato che è quello della verità, quindi se volete fare un rullo di tamburi. Questo va dentro. Oh, ve lo faccio io. Ci sta, ci sta. Ok. Ho fatto le misure forse giuste. Non mi sono sbagliata tra i millimetri, non mi sono persa nei meandri del righello come mi è successo quando testavo le misure perfettamente per riuscire a farlo venire dritto. E in realtà vi dico, l'errore che avevo fatto era quello anche di non, soprattutto quello di non aver tolto i millimetri dell'ingombro del cartoncino vegetale. E quindi, ma voi mi vedete sempre bene perché io qui vedo sempre un alone. E non avendo tolto quei millimetrini lì, sembra una sciocchezza. Ma mi avevano portato a sbagliare tutto, cioè non si chiudeva bene, era tutta stortina, poverina. Ok, questo ci siamo. E di qui adesso un attimo di pazienza. Ok, schiaccio giù bene anche questa linguetta. Ok, e la scatola, la parte sotto, ce l'abbiamo portata a casa. Adesso devo crearmi la parte sopra usando chiaramente. È come se fosse troppo zoomato.
No, provo a togliere lo zoom, ma non cambia. Dopo mi riguardo bene il video e vedo cosa posso fare. Vado a ritagliarmi la stessa porzione, diciamo, per il coperchio, quindi mi taglio sempre un 15x20 che vado a rivestire questa volta però col cartoncino bianco, perché poi sarà dove vado a creare la mia decorazione. Quindi, no, ma io l'ho già tagliato. Io che non mi ricordo le cose che ho fatto quanto mezz'ora fa. Ok, prendo il mio cartoncino. Con questa carta sta molto bene la Woodstock bianca di Moda Scrap, perché avevo preso un cartoncino bianco, ma era troppo ottico il bianco rispetto al fondo, diciamo, al fondino che ha questa carta, quindi ho cambiato. Vado a, ups, incollare. Vediamo se riesco. Ok. Qui devo andare a chiudere tutti i lati, meno uno lungo, che è quello che mi servirà per attaccare il coperchio alla base della scatola. Quindi, siccome questa carta è un po' più spessina, mi accerto che si sia attaccata bene qua bianco su bianco. Horror. E vi lascio un paio di centimetri così. Questi sono fin troppi. Ok. Ok, allora, attacco prima. Oops. Schiaccio giù bene. Non ve l'ho chiesto, ma chiaramente, anzi, non ve l'ho detto, ma chiaramente se avete qualcosa che vorreste vedere utilizzato in uno dei miei live, fatemelo sapere in qualche modo, scrivetelo qui sotto o mandatemi un messaggio su Instagram, su Facebook, dove volete, perché io magari penso a dei progetti, però se c'è qualcuno che vuole vedere utilizzata una fustella, una carta, o che vuole anche sapere come fare una struttura, per esempio, perché io ho delle idee che mi sono segnata nelle settimane, nei mesi, per riuscire ad avere un progetto carino ogni volta, però. Oh, povera Nadia! Ciao Nadia, ci rivediamo quindi nel registrato.
Purtroppo la connessione, anche l'altro giorno stavo facendo una videochiamata su WhatsApp e si sentiva la metà delle cose che ci stavamo dicendo. Era tutto sapete quando uno fa finta che la comunicazione stia saltando? Era proprio così, invece sembrava quasi ridicolo. Ok, questa è la mia copertina che adesso vado a ridurre un pochino gli angoli. E vado a incollare qui. Li riduco un po' di più perché uno, io sono al mare con il cielo, non tutti gli angoli prende. Immagino, beata te che sei al mare, Nadia. Salutami il mare che forse rivedrò quest'estate. Ok. Vado a chiudere la mia scatola, quindi attacco anche la copertina. E poi vi svelo un segreto, no, ma voglio utilizzare questi qui per la chiusura. Quindi attacco prima di tutto il mio coperchio. Ups. Arrivo bene fino al bordo perché altrimenti si scolla proprio dove deve stare bello attaccato. Quindi qui insisto un po' di più. E anche qui lo porto a filo. Aspettate che intanto le mie mani sono sporche. Ok. Ok, attacco bene, perdo un attimino, però se no viene una schifezzina. Ok, e la mia idea è quella di andare a ricoprire metà della mia copertina, diciamo del mio top. Con la carta arancione che abbiamo usato per i laterali, qui macchina di colla in arrivo. Quindi magari non proprio metà, un po' meno di metà sulla parte sotto. Mi prendo un righello per essere un po' più precisa e facciamo a 8 centimetri e siccome vorrei un bordino bianco, facciamo 14 e mezzo per 8. Vediamo se ci sto. Ah, mi sono dimenticata, vabbè, che queste carte, adesso ne ho appena tagliata una, ma fa niente, hanno anche nella fascetta inferiore delle frasi, dei sentiment da poter utilizzare nella decorazione di un album o di un progetto. Quindi queste si possono tutte tenere anche per la prossima volta. Ah, abbiamo detto 8 centimetri. Ok,
Ok. Vado ad incollarla. E vediamo di posizionarla dritta. Ok, aggiungo la mia chiusurina che è puramente estetica, però io voglio metterla perché in realtà con questo tipo di struttura, con la linguetta della copertina, diciamo, che si inserisce dentro, la scatola sarebbe già chiusa. Però per esagerare, perché non si sa mai, si potrebbe aprire così, mentre la mettiamo in verticale si potrebbe aprire, usiamo qualsiasi scusa perché io voglio utilizzare questi, che vi dicevo, sono dei, come si chiamano? Si chiamano fasteners. Non so come si traduca chiusura, si traduce chiusura, credo, in italiano. Mi prendo una misura a metà, così, ok. E vado a scegliere un colore che ci stia bene. Io pensavo di utilizzare questo tipo ottone. Ah no, che ridere, stavo cercando di togliere questa qua che pensavo fosse una macchia di colla, ma in realtà è il puntino che ho appena fatto. Molto bene. Adesso mi usciranno tutti? No. Prendo un pirolino e la sua vitina. Ok. Sennò vado da tutte le parti. Devo andare a creare un buco che sia del diametro della vitina, quindi mi basta il buco piccolo della Crocodile. Io ho solo la versione gigante, ma chiaramente per rientrare di così poco basta anche la crop piccolina. Vado a fare il buco dove mi sono fatta il mio segno. Ok. E vado a fissare il mio la mia chiusurina. Adesso per professionalità, questo dovete ammetterlo, mi sono portata qui anche un cacciavite. Perché quando uno è professionale si vede. Questo è uno strumento che mi spaventa, non ce l'ho e non mi ha dato acquistato perché ho paura di fare danni. Io trovo, mannaggia Monica, leggo metà del tuo commento, purtroppo quando sono troppo lunghi Facebook me li censura, quindi non ho idea cosa ci sia scritto dopo, ma più tardi quando finisco il video vado a rileggermeli tutti. Dicevo, questo l'abbiamo messo, prima di tutto vado a rivestire la parte interna, però avrei potuto lasciarlo di bellezza questo. Facciamo così. Svitiamolo. La crop, guarda, in realtà io l'avevo provata a un corso e me ne ero innamorata. Poi me l'avevano regalata in realtà questa qui grossa. La differenza è principalmente l'uso, nel senso che se hai bisogno di fare dei buchi
molto all'interno della carta di un progetto, chiaramente quella piccola è un po' limitante, però invece, tipo per questo progetto, ma come per, secondo me, almeno di quelli che faccio io, l'80% dei progetti, per l'80% dei progetti andrebbe benissimo quella piccolina. Dicevo, incollo prima la parte sul retro perché mi piaceva anche che rimanesse fuori la vitina. Quindi mi prendo la misura che qui è di 14 e 7 circa più un centimetro, facciamo 15 e mezzo per 19 e mezzo. L'interno potrei farlo bianco se mi basta, non mi basta. Allora, vediamo un po' tra quelle che mi sono avanzate. Però, se poi le uso tutte qua, no, aspettate che prendo un altro foglio bianco. Che se no non mi piace che sia poi per l'album non ho più le stesse fantasie. Allora, abbiamo detto 15 e mezzo. Per 19 e mezzo. Con una cordonatura a 14,7. Perché 14,7? Facciamo 14,5. Ok, ho smussato leggermente gli angoletti. Così, perfetto, ci siamo. Allora, vado ad incollare anche lei e rifaccio il buco in modo che rivestiamo qui. Schiaccio sempre bene tutte le linguette, dopodiché io farei almeno la scritta, perché mi sa che lunghini. Adesso schiaccio bene qui e rifaccio il buco, così rimetto la mia chiusura, ma abbiamo anche imparato che si dice fasteners. E voilà, almeno io ho imparato perché non mi sarebbe venuto in mente. Giro sempre. Si è visto qui. Basta avvitarlo. Dopodiché do una strettina così. Ok. Facciamo la scritta e poi ci salutiamo. Per la scritta ho bisogno di due pezzi di carta. Allora,
Qui sempre se vogliamo tenere, anzi mi sarebbe bastato anche questo forse. Uso questo pezzettino che ho qui e un pezzettino di carta bianca. La scritta che voglio usare è Love, questa di Moda Scrap. E direi che sì, può bastarmi anche la parte lunga, la parte corta. Poi ora vado a unire le due parti mettendoci dietro un pezzetto di foglio biadesivo. Quindi prendo un rettangolo da 11 per 12 e mezzo. Questo è il biadesivo a fogli di Moda Scrap. 11 per 12 e mezzo abbiamo detto. E vado ad incollarmi su sia il bianco spellicolo solo una delle due pellicine. Vado ad incollarmi su il bianco e ho usato la parte storta, ma ok. Adesso vado a ritagliare la scritta Love. La ritaglio per così, in modo che ci sia metà su un colore e metà nell'altra, e poi ne ritaglio una parte, cioè una scritta a parte, solo sul cartoncino bianco. Arrivo, che la Big Shot ce l'ho dislocata dietro di me. E una ce l'abbiamo. Per la seconda ho fatto due passate in modo che mi si tagliasse bene anche dietro, quindi che passasse bene, diciamo, il taglio da tutte e due le parti, visto che comunque fa un pochino di spessore il biadesivo. Ed ecco la mia scritta Bicolor. Vado adesso, siccome la spellicolo è di qui sarà appiccicosa, vado a farla coincidere bene con la mia base. La mia base bianca. Questo adesivo è molto potente, quindi bisogna andare one shot. Ok. No, ho sbagliato. Avrei dovuto fare il contrario, ma
A noi piace l'effetto così che un po' si mixa, quindi vado ad incollarla qui con dei pezzettini di biadesivo spessorato. Creo l'ombra, in realtà avrei dovuto tagliarla diciamo a gabbie in su in modo che venisse questo. No, vabbè, la rifaccio, non mi piace. Rifacciamo. Datemi 5 minuti. Non sono soddisfatta. Ok. E un pezzetto di bianco. Devo ricordarmi che l'arancio va in su. Quindi era 13 per facciamo 12, tanto è abbondante. Questo era 11. Basta. Grazie Roberta, era bella, ma in realtà mi sembrava molto bianco. E quindi non ero soddisfatta per quello. Avrei voluto che fosse un pochino più colorata la parte sopra, che poi avrà delle decorazioni che andremo ad aggiungere, ma... Ok. Riprendo anche un cicciolino di bianco e rifaccio. Una, tre. E abbiamo anche la seconda. Dopo vi lascio andare. Questo via. Questo via. Adesso no, l'ho fatta giusta. Incubo. Ho detto adesso se l'ho fatta ancora uguale, no, eh. Ma per fortuna. Va bene, questa parte interna non me l'ha tagliata, ma tanto viene via lo stesso la scritta. Pellicolo, mi sembra quasi di averlo già fatto, ma voi direte che non è già successo. Spellicolo anche, cioè sposto anche gli interni qui e qui. Vado a far coincidere la mia scritta con la base. Ok. E questo è l'effetto che volevo, quindi adesso vado ad attaccarla con, forse mi piace di più però così. Non spessorata, quindi vado ad attaccarla con la colla, non con il biadesivo.
Ok. Vado a seguire bene il profilino. È così. Bene, ci siamo. Questo è il progetto fino ad oggi. Riprenderemo settimana prossima con la decorazione e l'album interno. Ci vediamo settimana prossima, grazie e buona serata. Ciao!